piace una torta. Buongiorno, bentrovati, è piacere di conoscervi, io sono il nuovo allenatore. Vi dico prima che non sono il primo ronzo che passa e nemmeno il primo novellino. Ho avuto la fiducia del presidente e della società in toto. Con me molte cose cambieranno, in primis il modulo. Come sarà il nuovo modulo, mister? Un modulo a zonzo. E cioè? Cioè ognuno come cazzo ci pare. Ma conosciamoci meglio. Tu come ti chiami? Dida. Nazionalità? Brasiliano. Bravo, ti metto in attacco. Ma ciò che importa? Sì, momo spreco un brasiliano in porta. Allora pigliavo Pere e ci facevo guardare il pullman. Pigliavo Zicchi e ci facevo strappare i biglietti. Fai bravo. Tu mi diventerai di digno. Vedrai go che farai. Tu come ti chiami? Costa Curta. Pasta Curta, bravo. Evidentemente, data anche l'età, lavori nelle cucine. Sarei un difensore, mister. Difensore? Vabbè, però secondo me lavoro meglio in cucina. Allora, pasta curta. Mi raccomando, la pasta me la fa un po' scotto perché c'ho un ponte e un attimo, pam, che mi parte. Ok io? Bene, bravo. Tu ti chiami? Io sono Ambrosi, gran centrale di sbattimento. Brasiliano? No, sono di Pesaro. Pesaro? Ci ho fatto 9 anni d'università, poi mi hanno bocciato. Parlo d'ordine? Biule! Ma moderata, psicologica, bravo. Tu, biondino, come ti chiami? Shevchenko. Sev? Shevchenko. Tu dove sei? Ucraino. Bene, grande traduzione dei portieri. Yashin, Gavroschi, tu mi giochi in porta. Mister, ma io sono bomber. Sì, bomber, bomber, dicono tutti così. Tu mi dai sicurezza fra i pali, tu mi giochi in porta. Tu come ti chiami? Gattuso. Soprannominato? Ringhio. Motivo? Perché meno gli avversari. Ha! Questa è buona. Io ti vedo che sei mollo, ti vedo che non c'hai quella grinta, hai capito? Tu devi uscire i contributi, hai pagato i contributi? No. Allora vai a uta pasta curta in cucina, che ha bisogno di un comì. Vai, vai, ci vediamo più tardi. Tu come ti chiami? Maldini. Mama? Maldini. Mai sentito? Sono il capitano della squadra. Sì, che vabbè, io sono il sergente di vascello, ma facciamo il bravo. Dove vorresti giocare tu? In difesa. In che ruolo della difesa? Dove ti piace muoverti? Terzino. Terzini, di quel quartiglio, ma fai il bravo. Si vede che non c'è il passato, che non c'è il presente.